Non voglio sentire proprio una mosca. I temi a me cari sono quelli della bellezza, del monumento e della memoria. Sono tre parti di una stessa figura, di una stessa immagine. Il monumento, inteso nell'accezione della dimensione, ma anche e soprattutto in quella mnemonica che è contenuta poi nell'etimologia, memento, di una memoria che è un luogo di elaborazione, non è un archivio. Ognuno di noi conserva delle cose e poi le rielabora e le trasfigura, e tutto questo rende gli oggetti della memoria, degli oggetti di una dinamica attiva in cui chi ricorda, chi conserva la memoria è un motore di trasformazione ed è un modo per portare da un tempo all'altro le cose che consideriamo importanti e significative. E in questa operazione quasi meccanica di trasporto da un tempo all'altro, io intervengo con un'operazione inaspettata di invenzione, che è quella di scrivere negli spazi, nelle pieghe di un testo che riporto, che trasporto, che traduco con le mie parole. La bellezza, per essere riconosciuta, si deve muovere in un intervallo ben chiaro e definito, che ha da un lato la familiarità e dall'altro la meraviglia. Perché io possa sentire una vicinanza verso la meraviglia, la devo riconoscere come appartenente ad una famiglia di oggetti che formano un lessico familiare, un lessico rassicurante. E quindi se la bellezza è un momento che si muove in questo intervallo, diventa un bene comune e un bene prezioso per tutti. La contemporaneità è una dimensione che tiene insieme le varie parti della mia memoria e di quello che osservo su un piano schiacciato dove non c'è la profondità del tempo, ma dove c'è la possibilità di utilizzare tutto in maniera strumentale al mio racconto. Ogni parte della storia viene da me percepita contemporanea se io la posso utilizzare, fare mia, usarla come strumento, come parola di un racconto dove la mia parola è quella che io prendo da quello che mi circonda. Quindi memoria, bellezza sono collegate tra loro e sono l'una funzionale all'altra per la costruzione del monumento, che è la raffigurazione di una dimensione, che è la raffigurazione di un gruppo, ma è soprattutto il racconto di una persona. Mi fermerei qui. Grazie. Quanto tempo sono stato?